Praticamente il basket ne vengo in primo contatto allenandomi con un allenatore locale in Camerun che mi vede giocare con degli amici a calcio e guardando la mia stazza fisica mi chiede perché non inizieresti, non so, a fare 2 o 3 allenamenti per il basket. E ho provato a fare i 2 o 3 allenamenti, la prova è andata bene e ho iniziato a crescere questa passione per il basket. Poi mi sono appassionato anche alle figure del basket che erano nell'NBA, però all'epoca in Camerun potevo solo avere i giornali, non c'erano video come adesso, tante altre cose come adesso, però già vedendo le foto e altro mi appassionavo e provavo un po' a replicare quello che vedevo. Dopo 2 o 3 anni in Camerun giocando a basket ho sentito di avere un certo limite nella mia evoluzione e mi sono fatto un po' di domande anche con la mia famiglia e ho avuto tramite Pierpaolo Perulli, che era il GM a quei tempi di Firenze, conosceva un amico di mio padre e mi ha detto vieni a fare un provino a Firenze e vedi se ti piace star qua, allenarti qua. E poi da lì ho iniziato, diciamo, a entrare con la Serie B di Firenze e le giovanili. Sono andato a Casa Pustellengo per 5 anni, dove è cresciuto anche Danilo Gallinari. Sono cresciuto lì in foresteria e in seguito, uscendo dalla foresteria, poi sono andato a giocare in A1 ad Avellino. Beh, sicuramente sono cresciuto tanto lì, sono stati 5 anni, diciamo, di giovanili un po' prolungati, perché avevo già un'età un po' avanzata a livello del giovanile. Ci sono uscito che era 21 anni, da lì 20-21 anni. Però è stata una bella crescita, ho conosciuto belle persone come Andrea Pedroni, che ancora allena a quei livelli in quella zona, che mi hanno cresciuto e formato per essere il giocatore che sono oggi. Sì, sicuramente gli anni di Cremona, la guida con Cesare Pancotto, sono stati molto decisivi per me. Lo avevo già avuto ad Avellino e già lì mi aveva dato fiducia e spazio, cosa che ha riproposto a Cremona e sono cresciuto decisamente in quei 2 anni a Cremona. La città, le persone, l'organizzazione, il presidente Vanoli dimostra anche l'anno scorso quello che hanno fatto, che è un ambiente dove i giovani giocatori possono crescere molto bene. Beh, Milano penso sia per ogni giocatore in questo momento che gioca in Italia, italiano, un traguardo molto importante. Fai parte di un'organizzazione che inizia l'anno per vincere ogni coppa e categoria che fa, quindi il livello e la richiesta è molto alta. Quando sono arrivato in nazionale e ho raggiunto i 12, lì ho capito che tutto quello che ho fatto prima era per portarmi nel gruppo dei 12 e disputare un europeo. In questa situazione a Milano più o meno la comparo a quello che ho avuto, cioè ho partecipato con tante squadre, ho giocato con tante squadre in Serie A per arrivare a una squadra di questo livello, quindi per me adesso stare a Milano è come giocarmi un europeo o un mondiale. Beh, sicuramente i fatti parlano sul campo, sono un giocatore che per la sua energia, l'adrenalina che mette in campo, la voglia di difendere, di saltare, di correre, può dare molta versatilità a una squadra a livello difensivo sia in attacco che in transizioni veloci, quindi io mi definisco questo tipo di giocatore.